Buonasera al professor Andrea Jaco Flattes, storico, che ho già avuto l'occasione e l'onore di incontrare per un'intervista intorno al suo libro storico sul ghetto di Roma intorno al 1600. E questa sera ci incontriamo per qualche dettaglio intorno alla questione che dalla sua nascita Israele non ha la Costituzione. Per me non è questione, diciamo, di bene, di male, di funzionamento, ma proprio di intenderne qualcosa perché è solo, come dire, una conoscenza che non ha. Non altri effetti, però mi incuriosisce che, come anche pare, se ho ben capito, la Gran Bretagna ci sono alcuni stati considerati delle democrazie, che sono delle democrazie e che non hanno la Costituzione. Quindi, per cominciare direttamente con una questione, per quali motivi si è rinunciato alla Costituzione con la rinascita di Israele nel 48, quando per l'appunto si è posta la questione. Prego, professore. Buonasera. Dunque, la questione si è posta effettivamente nel 48 con la Costituzione, con la formazione dello Stato di Israele. Però possiamo dire per due motivi ci hanno rinunciato. I due motivi sono, prima di tutto, che insomma c'erano diversi dibattiti, come avviene spesso, e non sono riusciti ad arrivare ad un accordo. Primo punto. Secondo punto, forse ancora più importante, è che Israele vede se stesso come l'espressione di tutto il popolo ebraico, non soltanto di quelli che vivono qui, dei residenti di Israele, ma di tutto il popolo ebraico sparso per il mondo. E quindi la seconda risposta al quesito è che la concezione che si è formata allora è che non si poteva fare una Costituzione per Israele quando la maggior parte del popolo ebraico ancora viveva all'estero. Poi la situazione demografica adesso è cambiata, probabilmente la maggior parte vive qui. Comunque, questo era il secondo motivo. Motivo storico che da allora non c'è più, non hanno mai fatto una Costituzione. Però per dire la verità, io non la vedo come una cosa fondamentale, anzi direi quasi una cosa del tutto secondaria. C'è la Costituzione o non c'è? Per me sembra una cosa del tutto secondaria. Sì, può dire qualcosa delle posizioni che non hanno trovato conciliazione in una formulazione o che hanno lasciato cadere il progetto per disinteresse, appunto? No, non hanno lasciato. C'erano dei dibattiti, adesso non mi ricordo, non so esattamente i dettagli dei dibattiti avvenuti 75 anni fa. E suppongo che che ci siano state opinioni diverse, ovviamente come avviene spesso e volentieri, e quindi non sono riusciti ad arrivare ad un accordo. Adesso i dettagli esatti non ce li ho presente. Le opinioni diverse non, beh, si può controllare facilmente in tutti i libri di storia. Sì, una questione allora intorno a questo che mi incuriosisce. La tradizione sono anche termini che sono intraducibili, no? La tradizione della legge occidentale è quella che fa riferimento tuttora al diritto romano canonico, che tra l'altro è sorto. È sorto, risorto, consolidato, insomma, con Giustiniano che ha questa formula che esclude la lettura della legge o di quel che si potrebbe tradurre con legge nell'ambito ebraico. Dice letteralmente, è una formula che è stata ripresa da pochi studiosi, che
che non si occupa delle interpretazioni rabbiniche insensate, se, per questo termine che è stato usato. Ora, proprio per questo, ma non è, cioè, d'accordo la democrazia, però anche questa non necessità, cioè la legge ebraica, che cos'ha che spartire col diritto romano canonico? Non lo saprei, cioè, c'è anche questo ti aspetto, che è un'altra tradizione rispetto alla legge. La tradizione ebraica è un'altra cosa, il diritto romano è una cosa, la tradizione ebraica è un'altra. Quindi io non so, non vedrei, non, cercherei di fare le giuste distinzioni. Sì, quindi non c'era questa necessità costituzionale nemmeno, perché No, appunto assolutamente, la assolutamente. tradizione è differente. Oh, è ovvio. Ma il sistema giuridico di Israele non è soltanto basato sulla tradizione giuridica ebraica, perché come dicevo giusto proprio l'altra settimana, ovviamente il diritto, il sistema giuridico è fatto da vari strati. Qui in Israele c'è un primo strato che ha ereditato il sistema giuridico turco-ottomano. Qui vigeva la legge turca-ottomana fino alla prima guerra mondiale, fino al 1900, il mandato britannico è stato proclamato nel 22 dalla Società delle Nazioni. Prima c'era il dominio turco-ottomano. Quindi c'è il primo strato di legislazione che è turca, che col tempo ovviamente diminuisce, però è sempre rimasto come strato. Poi c'è un altro strato di legge mandatoria britannica, il mandato britannico quindi dal 22 fino al 48, e poi dal 48 c'è la Knesset, il Parlamento israeliano, che è l'ente che ha il potere, ha il diritto di legiferare, potere legislativo. E detto questo, Israele deve fare anche conto, prendere in considerazione anche quella che è la tradizione giuridica ebraica, che non ha un ha valore sia consultivo, sia per la sfera del diritto personale e per tradizione competenza dei tribunali religiosi. Questo già ancora dal tempo del diritto ottomano, del dominio turco-ottomano. Quindi vuol dire che la sfera personale vuol dire che tutti i matrimoni, i divorzi e quello che riguarda le famiglie sono di competenza non dei tribunali civili, ma dei tribunali religiosi. Questo per tutta la popolazione. Quindi un musulmano dovrà andare, se vuole sposarsi o vuole divorziare, dovrà andare da un cadi, e i cattolici andranno dal prete e gli ebrei vanno dal rabbino. Questo è rimasto così dal tempo dei turchi, non è cambiato, anche se ci sono sempre opinioni o insomma c'è gente che vorrebbe cambiare. E ecco, quindi questa è ma comunque la tradizione giuridica ebraica rimane un po' a lato, non è presa in considerazione sempre a tutti gli effetti. E vige la, diciamo, la separazione dei tre poteri, in Sì, Israele. certo. In teoria sì, come dicevo la settimana scorsa. In teoria c'è la separazione, se non che negli ultimi 30 anni è avvenuto un fenomeno molto lento di usurpazione dei poteri da parte della magistratura. E quindi la magistratura ha Che è anche italiano, è anche scavalcato italiano sia il questo. Parlamento sia il governo e pretende di fare come si dice, il buono e il cattivo tempo. E adesso c'erano dei tentativi di riformare questo squilibrio, che però, insomma, ovviamente sono dei tentativi che devono essere molto, molto cauti, molto lenti, molto prendere in considerazione l'opinione pubblica, perché ci sono sempre chi è pro e chi è contro. E ecco, quindi speriamo che
prima o poi si riesca a restaurare un nuovo equilibrio. A qualche, come dire, a qualche elemento di analisi rispetto all'Italia, perché in Italia sono più di 30 anni, c'erano già testimonianze di alcuni eminenti radicali, diciamo Mauro Mellini, che parlavano già di partiti di magistrati, Repubblica dei magistrati, perché in Italia c'è questo connubio tra magistratura e media, c'è un'enormità di questioni, ma c'è qualche cosa che si riflette tra l'uno e l'altro o sono Mi completamente. sembra che la situazione sia abbastanza simile. C'è questa somiglianza, cioè. Evidentemente è un fenomeno occidentale, del mondo occidentale, perché ora io non ho studiato molto approfonditamente la situazione in America, negli Stati Uniti, ma mi sembra che anche lì ci siano dei problemi. E anche se appunto gli Stati Uniti hanno la Costituzione. Ma ci sono appunto delle somiglianze, sembra di sì. Sì. E allora sollevo una questione. Alcuni dei giochi in ciascuna delle nazioni democratiche, dette democratiche, è quello che è stato chiamato il deep state, se pronuncio in modo decente. E ci sono anche altri nomi, il partito trasversale che governa la Francia, che governa l'Italia, che governa le 200 famiglie, cito le poche che ho sentito dire, le 200 famiglie che decidono in Francia, le 100 famiglie che decidono in Italia, le 70, 73 clan o famiglie che decidono in Iraq, era una notizia ufficiale per televisione al tempo della guerra e del nuovo governo che avevano fatto fare gli americani. E poi per esperienza un indiano mi disse che le famiglie che, come se conoscesse questa teoria, che le famiglie che decidono in India sono 4-5. E ecco, in che direzione vanno rispetto alla questione delle leggi fondamentali del paese, che siano Costituzione o che siano altre, come in questa stratificazione, in questo palinsesto che lei ha detto, cioè c'è anche al loro interno, c'è questa ripartizione tra che ne Dunque, sono io, tra qui in Israele progressisti e pure. conservatori, sono tutti termini che, insomma, ci sono due fazioni, tre, c'è qualcosa di questo? Si intuisce? Dunque, qui in Israele c'è, possiamo dire, una specie di oligarchia, ma questo a livello economico. Cioè l'economia è concentrata nelle mani di poche famiglie, non so esattamente quante, però. Saranno, non lo so, insomma, saranno una decina. E questo è un fenomeno che è sentito, che è conosciuto, e questo da un lato. Queste famiglie appartengono grosso modo, ovviamente è una generalizzazione, però possiamo dire appartengono a quello che definiremmo il blocco progressista, cioè il blocco che è contrario alle riforme giuridiche, proprio perché detiene una grossa fetta del potere economico e poi anche che si riflette anche quindi sull'aspetto giuridico e sull'aspetto economico anche, ovviamente. Quindi sì, c'è un fenomeno del genere anche qui, senza dubbio. Però appunto questo non ha, come dire, cioè la questione della Costituzione non tange questa cosa praticamente. Beh, come anche in Italia, Tange è nel senso che vincolante come adesso pare.
No, anche in Italia. È connessa invece perché, come avrà sentito, negli ultimi 3 mesi, 3 mesi si è formato un nuovo governo e il nuovo governo sta cercando in qualche maniera di restaurare un equilibrio. E queste famiglie si sono proprio opposte al fenomeno dell'equilibrio, perché questo, un equilibrio giuridico toglierebbe molti. Non so se poteri, ma toglierebbe delle influenze a queste famiglie dell'oligarchia, se sì, così si possono definire. Detto questo, però, io vorrei far notare che il nostro vicino di casa qui, cioè in Libano c'è una costituzione che imposero i francesi già dagli anni 20, il mandato francese. Il Libano ha una costituzione e nonostante che ci abbia la costituzione, sono 40 anni dal 75 che si trova il Libano, si trova in uno stato di guerra civile. Sono più di 40, sono 40 dal 75. Quindi la costituzione non è garanzia di democrazia o di stabilità, anzi, cioè, può essere una delle garanzie, ma sicuramente non è quella, non è l'unica. Sì, infatti la mia, beh, quello è, come dire, è una mia analisi così singolare. Sì, a me non pare per nulla determinante la Costituzione in nessuno degli stati, anche, che ne so, quelli che hanno avuto, come dire, che sono state declamate come quella francese, insomma, quella americana. E poi anche come lettura rispetto a quello che accade in Italia. Cioè il tentativo, alcuni sociologi la chiamano con un ossimoro, no? Democrazia autoritaria, o è autoritarismo e democrazia, ma sta in piedi, oppure sul conio di dittatura, democratura. Ma è nell'Occidente questo, cioè che ci sia, come dire, che ci sia questo nucleo familiare o comunque di famiglie economiche, finanziarie, militari, eccetera. E questi sono, come dire, la Costituzione voilà, non costituisce un freno e non, io non saprei come dire, se gioca ancora una forza nella garanzia del cittadino. In Italia, non è così, non è semplicemente così, per nulla, cioè a livello banale forse può sembrare, ma in realtà sembra anche d'essere in India, cioè quando vogliono fare una cosa non hanno bisogno di far passare la legge il giorno dopo, come mi ha detto questo amico indiano, ma fanno comunque come se la legge l'avessero fatta il giorno dopo. Beh, Certo, certo. nessuno in Italia può dire niente sul fatto che continuano a uscire dalle preture informazioni che non dovrebbero uscire, che non dovrebbero andare sulla stampa, che non dovrebbero permettere, come si può chiamare, era la gogna una volta, non potrebbe permettere questo processo mediatico che anticipa e chiude ogni possibilità al processo effettivo, poi che c'è in caso di un'accusa per avere infranto la legge. Certo, È così, certo. sono altre le. Beh, la Costituzione può sempre essere una garanzia di equilibri del sistema, di equilibrio giuridico e politico. Però, come dicevo prima, non è l'unica garanzia. Ci possono essere anche altri metodi e altri sistemi. Questo va preso in considerazione. Sì, va bene, è quel che, come dire, diciamo che sono gli elementi che intendevo acquisire, sono questi. Come dire, non ho altre domande, no, rispetto a questa questione. È chiaro che non.
non, beh, per tutti questi decenni non essendo stata una posta in gioco, è solo come dire, un dettaglio storico oggi. Cioè, io non l'ho così chiara, ma Certo. se ne può parlare, ma è come. Sì, è come studiare una cosa all'università, poi uno esce e chissà invece come funziona la vita, insomma. Ma C'è certo. qualcosa di questo che sento, che avverto. Sì. Ecco, quindi non è sentita la cosa della Costituzione, non è sentita come un problema fondamentale. Detto questo, va detto che durante gli anni, da quando è stato fondato lo Stato, sono state formate, sono state approvate tutta una serie di leggi che vengono chiamate leggi fondamentali, che il Parlamento non ha stabilito quale sia la loro importanza rispetto alle leggi normali, per così dire normali, se non che negli anni 90 è subentrata la Corte Suprema e ha si è, si è presa il diritto di giudicare le leggi normali in base alle leggi fondamentali, e questo senza averne appunto l'autorizzazione. E questo è il problema che è arrivato al pettine in questi giorni. Perché sarebbe, e questa è la questione, diciamo, della posta in gioco attuale. Sì, in E questi giorni la si è parlato appunto di questo problema qui, voilà, perché di la Corte come. Suprema, diciamo, è come dire, ha delle valenze che sono molto politiche, insomma, c'è una parte Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. l'hanno comunque, ma lì Il dico. problema è che una grossa fetta della popolazione ha la sensazione che loro votino un blocco e invece poi le decisioni le prende l'altro blocco che non ha vinto le elezioni, perché appunto loro hanno l'appoggio della Corte Suprema, hanno l'appoggio della stampa, e quindi questa fetta, che è la maggioranza della popolazione, si sente insomma in qualche maniera frustrata per questo motivo qui. E quindi c'è una battaglia dell'informazione intorno a questo che si Non gioca. c'è dubbio, non c'è dubbio. Sì, non. Va bene, professore. Io la ringrazio per questo incontro. È un tema, come dire, che non costituisce, diciamo, no, la specificità del suo approccio storico, ma lei è uno storico e è un analista politico e quindi. È interessante questa intervista, anche se, come dire, da parte mia è in modo completamente ingenuo, però mi restava questo cavillo, no? Di questa Certo, della posta in certo. gioco, perché avevo solo sentito parlarne in queste referenze storico-filosofiche che però non mi fornivano nemmeno nessun elemento per intendere. Certo. Per esempio, io non l'avevo capita e l'ho capita tra l'altro qualcosa ho inteso nella conferenza che ha tenuto la settimana scorsa via Zoom ed è da lì che mi è venuta l'idea di chiederle un'intervista ancora e non avevo capito com'è che ha funzionato cioè, come dire, qual è la cosa scatenante che ha provocato tutta la questione 3 mesi fa di tutta questa, che nei media qui è passata appunto, è stata letta solo nei termini di una presunta opinione comune, pubblica tra gli uni e gli altri, ma non è solo così. Infatti è un po' differente già. Io la ringrazio e magari ci saranno delle occasioni per tornare sui suoi lavori storici. Certo, volentieri.
Grazie. Grazie per aver accolto anche l'istanza di intervenire su questa questione. È importante comunque, perché l'informazione Certo. daremo anche con Transfinito, dove la pubblico. La ringrazio ancora allora e ci diamo appuntamento a Alla qualche prossima. Di occasione, alla prossima. La ringrazio ancora, buona serata. niente. Arrivederci.